faccia mi butterà fuori di casa, ma è chiaro, perché voi in questo momento rappresentate lo Stato e lo Stato ha consegnato a quella povera donna un figlio terrorista. Allora a questo punto voi venite a chiedere le scuse, non so se queste scuse saranno accettate. Bene, entrano loro, mi ricordo che Russo Spena, lui era commosso proprio, non riusciva a parlare, non riusciva a stare all'impiede, addirittura poi lui ai giornalisti dichiara: in tutta la mia vita politica, in tutta la mia carriera politica e parlamentare, quello è stato il momento più bello, memorabile, che ricorderò per tutta la vita. Quando quella donna, povera donna, sofferente, piegata su se stesso, gli consegnano un po' la relazione, è chiaro che lei li ha ringraziati con questa frase: mi avete risuscitato mio figlio. Ecco, vedete, quando le istituzioni, perché noi siamo rivoluzionari, cioè noi siamo quello che siamo, però quando le istituzioni ti sono vicine, qualcosa cambia in te. Così come sono convinto che è cambiata qualcosa quando voi il 9 maggio siete stati ricevuti dal Presidente della Repubblica. Poi mi puoi dire che non è vero, no? Però io credo che qualcosa è cambiata da questo punto di vista. Sempre Scaramucci, nel libro, perché questo è un libro molto bello, cioè ora passiamo alla vendetta. È chiaro che Licia alla prima domanda dice: sì, ma ci avevo pensato, però insomma, ma anche mia madre rispondeva ai giornalisti così: questi la pagheranno, però che cosa significa la pagheranno? Che ci amiamo? No, è chiaro che loro ci parlavano in questo modo perché colpiti da questo grande dolore. Però quando poi Scaramucci fa l'altra domanda: non ti sei sentita in un certo senso vendicata? Ecco, lei risponde: vendicata in relazione all'uccisione del commissario Calabresi. Ecco perché, già voglio dire, però lui è stato bravo perché l'ha provocato, ha cercato di cogliere, perché Scaramucci è bravissimo, ha cercato di cogliere un po' qualcosa in quella donna, non è che l'ha fatto in malafede. E lei risponde in questo modo: io mi sono sentita derubata perché a quel punto ho avuto la sensazione che il processo era finito. Ormai la verità purtroppo era finita, perché l'unico spiraglio di verità, non so se sbaglio, poteva arrivare dal commissario Calabresi. Ecco com'è, passiamo a Felicia, e poi Felicia in pratica fa qualcosa di simile per quanto riguarda la vendetta che gli propongono i mafiosi, cioè i nostri parenti mafiosi, che erano stati colpiti nell'orgoglio, cioè nel senso che Peppino era un comunista, era un rivoluzionario, era quello che era, però siccome era figlio di un mafioso, siccome era stato ucciso mio padre, era stato ucciso, dovevano uccidere Peppino, e allora noi dobbiamo vendicare Peppino, è l'unica cosa che possiamo fare, dobbiamo uccidere qualcuno responsabile magari del delitto di Peppino, perché si era creata una frattura da questo punto di vista. Bene, però l'ultima parola, guarda caso, doveva aspettare a mia madre, la persona diretta responsabile. Bene, lei, a parte che non riconosce il figlio durante la veglia funebre, cioè questo non è mio figlio, me lo hanno fatto a pezzettini, non sono le frasi del film, va bene, perché il film è molto fedele in questa ricostruzione, però quando il cugino americano gli dice: Peppino sangue pazzo, ma era uno di noi, Peppino comunista, sangue pazzo, ribelle, era uno di noi e noi lo dobbiamo vendicare, insomma gliel'ha fatto capire, mia madre risponde: no, non era uno di voi e io vendette non ne voglio. Poi, come accennava Guido, che lui era presente, praticamente sale il corteo, quell'enorme corteo spontaneo di tanti compagni che venivano un po' ovunque, da tutte le parti d'Italia, pochi, perché quel giorno c'era stata l'uccisione dell'onorevole Moro, che poi, a proposito sempre di giornali, cioè Peppino è stato designato un mostro allo stesso modo di Pinelli. Guardate, io mi ricordo i giornali come parlavano di Pinelli, ma non soltanto i giornali, ma anche una sinistra ufficiale
parlava in un certo modo di Pirelli, anche l'Unità metteva, guarda caso, in discussione, metteva in dubbio l'omicidio mafioso di Peppino, così come l'Unità ha messo pure in dubbio il delitto di Pirelli. Guardate come combaciano un po' le cose combaciano benissimo, e quella donna va avanti così come va avanti Licia. Però purtroppo la cosa dolorosa è questa, che su Pino Pinelli abbiamo la verità storica, una verità storica che ci porteremo nel cuore, nella mente, nelle piazze, con le nostre lotte e con il nostro impegno. Anche su Peppino abbiamo la verità storica, però in quel caso si è aggiunta pure la verità giudiziaria. Allora io credo che le due verità sono importanti, anche se quella più importante è quella storica. L'ultima cosa, io non voglio ribattere agli interventi, voglio parlare soltanto di memoria e di figure scomode, perché i problemi li ha avuti Pinelli per quanto riguarda tutta una serie di cose, compresa l'opera che doveva essere esposta, e che ci sono stati problemi. Anche Peppino ha avuto problemi da questo punto di vista. Ha avuto problemi di addirittura, guardate, un sindaco leghista che toglie l'intitolazione di una biblioteca a Ponteranica. E abbiamo fatto una lotta proprio qui in Lombardia, perché Peppino non era, faceva parte della cultura del nord, idioti, imbecilli, perché i mille sono partiti da Bergamo. Ecco, parliamoci chiaro, cioè l'imbecillità di queste persone che non hanno. Abbiamo avuto, ci siamo scontrati per la questione del casolare, perché guardate, il primo sport nazionale in Italia è il calcio. Subito dopo il calcio viene un altro sport molto frequentato, che è la cancellazione della memoria. Cioè la memoria è importante, compagni, perché se l'Armata Rossa ritardava ancora qualche giorno ad arrivare in quel campo maledetto che era Auschwitz, chiaramente già i fascisti, i tedeschi, stavano passando alla cancellazione di tutto, e qualcuno sicuramente poteva dire, come è stato detto, che i fascisti ce li siamo inventati noi, i nazisti ce li inventiamo noi, cioè il negazionismo. Ecco, allora è importante la memoria, noi dobbiamo salvare la memoria, per questo abbiamo lottato per il casolare. Il casolare dove è stato ucciso Peppino, dove c'è stato l'ultimo respiro di Peppino e dove da lì è partita la montatura che noi poi abbiamo smontato nel tempo. Ecco, lo stiamo salvando con una battaglia enorme, perché il proprietario è ricchissimo, molto vicino ai mafiosi, e voleva cancellare quella memoria. La voleva cancellare, però a quanto pare non ci stanno riuscendo. L'altro discorso che magari brevemente poi chiudo, tutto il percorso successivo, cioè che abbiamo avuto dopo la morte di Peppino, io parlavo poco fa di Subrandi, vedete che Subrandi è diventato generale dei carabinieri, capo dei ROS, ha fatto una carriera splendida. E quello che io sto dicendo non è frutto di riscontri o supposizioni vere e proprie. Ci sono delle prove evidenti, e io faccio riferimento un po' alla Commissione Antimafia. Guardate che quello è stato un periodo drammatico, perché io ho avuto il piacere di aver conosciuto sia il giudice Falcone sia il giudice Borsellino. Il giudice Falcone era molto vicino alle mie idee politiche, che non è difficile capire quali sono le mie idee politiche, mi sembra facile, no? Però lui praticamente nei miei confronti era tutto d'un pezzo, perché guardate, lui ha avuto un'inchiesta su Peppino, un giorno mi convoca in un tribunale, le stesse peripezie che avete vissuto voi, mi convoca in un tribunale per l'interrogatorio normale di prassi, e vedevo questo povero giudice che si scriveva i verbali da solo perché non aveva paura di nessuno. Ripeto, uno vicino, io lo vedevo un punto di, anche se era un magistrato che non faceva pesare le sue idee politiche, lui era di sinistra, molto vicino al PC in quel periodo, però quando sono arrivato io gli faccio una domanda:
Ma signor giudice, come mai si scrive verbale da solo? Questo diventa un pazzo. Lei deve stare zitto. Ma come si permette? Io sto portando avanti un'inchiesta importante su suo fratello e lei mi chiede come mai mi scrivo i verbali da solo. Non è facile capire perché mi scrivo i verbali da solo. Ci sono capito tutto. Benissimo. Per quanto riguarda il giudice Borsellino era molto distante dalle mie idee politiche. Era un uomo di destra, la figlia Fiammetta, che è praticamente un'amica mia, si chiama Fiammetta, cioè il riferimento alla fiamma tricolore. Con lui, sanamente, anche lui non faceva pesare, era una persona molto seria, durante nelle sue inchieste non faceva pesare le sue idee politiche. Infatti è stato uno dei primi che voleva fottere a Berlusconi, cioè tanto per parlare di idee politiche. Il famoso interrogatorio dei cavalli all'interno di un albergo lì, che poi no, qualcuno si ricorda. Bene, lui veniva, Guido l'ha ricordato, io ancora oggi ho un'attività, una pizzeria, c'è di tutto, tabacchi, vini, come un rocale rustico, si mangia sotto gli ulivi. Non mangiate lo sfincione, è pesante. Però lei ha mangiato delle cose buone. Assolutamente. Con la pasta con le fave, alcune cose. È una pizza rustica che facciamo noi, con le acciughe, l'olio, poi con il cacio cavallo e con rigorosamente col forno a legna, per solo in quel modo può venire buona. Lascio immaginare un po' a voi. Però allora lui si fermava a Borsellino, perché quando lui arrivava a girare la scorta aveva questa possibilità, si fermava lì davanti al mio locale con la bandana vestito da ciclista, e noi parlavamo un po', perché lui non si fidava di nessuno, si fidava solo di noi. Poi ogni tanto la sera veniva con la famiglia, con i ragazzi, con i suoi figli. Era un periodo un po' meno teso per lui. Il pomeriggio si ferma di nuovo lì, io vado, capisco che era lui, mi fermo e parliamo. C'era un rapporto molto diretto con lui. Con Falcone, ripeto, non era possibile. Bene, allora io avevo letto sul giornale la mattina, guarda caso, una notizia che mi ha sconvolto, che un generale dei carabinieri era stato messo al suo fianco per seguire tutte le inchieste riguardo, un po' inchieste anche importanti a livello istituzionale. Bene, allora io la prima cosa che gli dico: senti Paolo, vedi che io non mi fiderei di questo generale dei carabinieri, perché questo è Subrandi, quello che ha depistato le indagini su Peppino. Allora lui la prima cosa che mi dice: ma cerca di smetterla, sei sempre il solito comunista, voi comunisti cercate sempre il pelo nell'uovo. Quello era una persona seria, era tutto d'un pezzo, diciamo che quello praticamente è stato ingannato un po' dal terrorismo. Disse: guarda, io ho i miei dubbi. Poi ci incontriamo tempo dopo al Palazzo di Giustizia, la stessa cosa. Lui mi ripete sempre la stessa cosa e poi aggiunge soltanto un altro particolare: ma non è che queste cose te le ha suggerite il gobbo comunista? Cioè, il gobbo comunista era in groia perché era un suo allievo, era stato, no? Perché fra l'altro i suoi migliori amici erano quelli un po' di sinistra. Cioè lui non si fidava nemmeno delle persone, del suo stesso ideale politico. Oggi siamo da un bel di tempo che non vedo in Groia. Arriviamo alla conclusione. Dopo un anno, poi non ci vediamo più, dopo poi lui viene blindato, scorte, a tutto spiano. Dopo un anno praticamente leggo sui giornali, sempre sui giornali, che la signora Agnese Borsellino aveva fatto una dichiarazione. Praticamente lei racconta un particolare del marito che ritorna sconvolto dal Palazzo di Giustizia, butta giù la borsa perché avevano scoperto che lui era stato tradito da un generale dei carabinieri che era al suo fianco, che seguiva tutte le inchieste, che depistava tutte le inchieste e che lo aveva messo seriamente in difficoltà. E che era uno colluso con la mafia, addirittura si parlava di all'interno dell'organizzazione mafiosa. Quell'uomo si chiamava Subranni.
a proposito della mafia dentro lo Stato. Non a caso poi il processo Borsellino non ha nessun valore perché è stato annullato. Allora, in poche parole, quando Paolo Borsellino è venuto a conoscenza di questo particolare, cioè io sono convinto di una cosa, che lui subito, immediatamente ha pensato a quel comunista che cercava il pelo nell'uovo. Grazie. Mi sembra che c'è poco da aggiungere. Mi pare che molte cose, se qualcuno vuole rimanere per qualche domanda, non so. Scusa, io non devo fare un intervento. Non voglio fare un intervento, il mio non è un intervento, voglio chiedere una cosa alla Claudia. Siccome si è parlato di memoria storica ed è un fatto importantissimo, ma non devo fare un intervento. Volevo chiedere a Claudia, visto che c'è un pubblico abbastanza nutrito, se può informarci a proposito del... Parlavamo di memoria storica, a proposito dell'opera di Bai. Se questa... No, ma lo so che tu ti incamenti, però tu devi ogni tanto dirci cosa succede, informarci e metterci a corrente con questa giunta di sinistra, se è con il nostro sindaco Sala, se è possibile saperne un po' di più sulla collocazione dell'opera di Bai. Grazie. E vorrei che tu lo dicessi, ogni tanto dillo, ricordalo. Guarda, qua prima c'era penso sia andato via Paolo Limonta, magari a lui bisognerebbe rivolgere questa domanda. Il quadro di Bai, per quello che ne so io, non ha trovato ancora una collocazione né un impegno da parte dell'attuale giunta per una possibile collocazione, come non è avvenuto con la giunta precedente con Pisapia. Il quadro di Bai è una testimonianza fortissima su quello che è avvenuto, è un'opera che viene ritenuta ancora evidentemente molto scomoda. C'era stato un barlume di speranza da parte dell'Università Statale che sembrava che volesse acquisirla e di sistemarla in un posto che rendendola accessibile a un pubblico esterno. E in occasione dell'anniversario, quindi 15 dicembre, mi è stato scritto: il nostro paese non è ancora maturo e non siamo ancora pronti per poter ospitare un'opera di denuncia civile, un'opera che sicuramente mette tutti di fronte a una verità che evidentemente viene ritenuta dalla giunta precedente e da quella attuale ancora molto scomoda. Mi spiace molto che evidentemente non c'è Paolo Limonta a cui potevamo chiedere e sottolineare questa cosa. Ti ringrazio per la domanda comunque. Ce l'hanno fatto col casolare in Sicilia, noi a Milano non riusciamo. A Milano non c'è neanche una via o una piazza o qualcosa che ricordi non solo Pinelli ma le vittime di Piazza Fontana. Piazza Fontana è dedicata alla fontana che c'è in quella piazza, punto. Grazie a tutti di essere venuti. L'ultima cosa, abbiamo ripreso, ci sono addirittura tre telecamere, abbiamo ripreso questo pomeriggio, sarà sul canale YouTube che si chiama Ampi li guarda. Se volete lasciare la mail al banchetto là in fondo vi manderò il link. Io chiudo ringraziando Giovanni Impastato e tutti gli altri che sono intervenuti. Grazie.